bianchi. Apertura difettosa qui, intercettata dal Terracina con Selvini che entra dentro l'area di rigore. Selvini, palla dentro, Fioretti! Subito Giordano Fioretti e il Terracina è già in vantaggio al quinto minuto di gioco. A tagli con le mani, fanno movimento Selvini e Marinaro, viene incontro proprio il numero 10 del Terracina, spalle alla porta, pallone per Camara, Camara, spazio per il tiro, serve Selvini! Botta secca sul primo palo e palla in rete, il Terracina raddoppia 2-0, che gol di Selvini al 14° minuto di gioco. Per il Colleferro che è sempre lì sulla propria tre quarti offensiva. Vicina Serra Iranghia, anche se qui c'è un'ottima giocata da parte di Gallo, prova ad andarsene ancora dentro. Oh due Amadi, 2-1. Prova a prendersi un po' di campo Otero, scambio con il connazionale Cano a raggio da lì, va la battuta deviata, traversa dopo il tocco di Chiachite e poi pallone che termina dalle parti di Atiagli che allontana frettolosamente il pallone, primo squillo del Colleferro con il Terracina che ha lasciato troppo spazio per Otero. Torna a farsi sentire il pubblico del Colavolpe, corso in massa oggi nell'ultimo appuntamento stagionale della, per il Terracina. Otero prova ad andarsene, Otero, grandissimo gol del giocatore spagnolo che incrocia con il destro e batte imparabilmente Giachite, 2-2 dunque al Mario Colavolpe con il guizzo di Pau Otero. Proietti appoggia ancora indietro con il Terracina che va direttamente da Chiachite, ma finisce qui, finisce 2-2 la sfida del Mario Colavolpe tra Terracina e Colleferro.